Attento alle dita. Connettendo, diciamo, da nord a sud questa parte che in realtà è sempre rimasta impermeabile, perché questo compendio dalla realizzazione del tribunale lì fino a Via Dante era totalmente inaccessibile. Quindi ecco, stiamo già guardando oltre l'intervento che volge al termine qui e che ci ha dato soddisfazioni, proprio perché stiamo chiudendo il tutto, stiamo chiudendo e dopo spiego il motivo. Poi si è chiuso, mi pare, a 5,4, adesso non mi ricordo, cioè, quello era lo stanziamento, poi c'è stata l'asta e quindi siamo arrivati, mi pare, a 5,4, 5,3, 50, adesso non ricordo le cifre esatte. Lo stanziamento è interamente comunale. Perché? Perché questa è la quota di cofinanziamento che il Comune di Belluno mette sul bando di rigenerazione urbana dei famosi 18 milioni. Cioè, i nostri 5 milioni erotti messi qui ci hanno attivato i 18 milioni dall'altra parte, grazie al fatto di aver vinto quel bando. Cioè dalla parte retrostante dei futuri istituti scolastici si potrà attraversare il compendio della Fantuzzi, scendere in via Volontari e utilizzare quella fascia, sono 4-5 metri, realizzando una scalinata ovviamente o una rampa accessibile, quindi arrivare giù direttamente qui e scegliere o la piazza